giorno. Abbiamo anche l'unità di crisi di Roma dove abbiamo avuto l'onore di ospitarla una decina di giorni fa, Sisma Neve, e adesso l'abbiamo ampliata anche nelle attività che si stanno svolgendo a Pescara per quella sicurezza della parte dei comuni, insomma, del mondo di agosto. Ci stanno mettendo la testa, il cuore, la passione e la professionalità, e colgo l'occasione ovviamente di ringraziare. Saluto Comandante Capodragone, che oggi rappresenta al massimo livello. Innanzitutto vorrei dire che siamo tutti con il fiato sospeso per quello che è successo ieri sera con la valanga che ha colpito l'albergo Rigopiano. Col fiato sospeso per vedere l'evoluzione degli effetti drammatici che quella valanga può aver provocato. E abbiamo visto i video di come stanotte gli operatori di soccorso hanno raggiunto quell'albergo, e quei video credo siano testimonianza non solo dell'abnegazione, del coraggio di questi operatori, ma anche delle condizioni difficilissime in cui si sta lavorando in quella situazione. In generale siamo di fronte a una sorta di tenaglia senza precedenti tra un fenomeno meteorologico di nevicate di un'intensità che non si ricordava addirittura da decenni, ha detto adesso il Presidente della Regione Abruzzo, in alcune aree del centro Italia, e dall'altra parte le scosse sismiche di ieri, di un'intensità molto elevata. E dico una tenaglia perché purtroppo questi due fenomeni si amplificano a vicenda, perché come è naturale, come è ovvio, le scosse di terremoto inducono a cercare riparo all'esterno, e le condizioni provocate dal fenomeno meteorologico, dalla nevicata storica, si potrebbe dire, di questi giorni, rende tutto questo molto difficile. Quindi di fronte a questa morsa tutte le istituzioni dello Stato si sono mobilitate. La Protezione Civile coordina da questa sala operativa l'attività di tutte le istituzioni civili e militari. Da ieri abbiamo chiesto anche all'Esercito un impegno particolare, ma tutti sono impegnati al massimo delle loro possibilità.